Bella, sì, ma la pizza più costosa di Roma è buona o fa schifo? A 10.000 like proviamo pure la pizza più costosa di Napoli, ma oggi tappa nella capitale. Quindi grazie del like, del follow, del commento, del qualsiasi cosa tu abbia fatto o che tu sia, andiamo a scoprire sta storia. Ma prima ringraziamo lo sponsor di oggi. Borracce. No, non è vero, si chiama Airup e in realtà lo conosci già. Tu c'hai la borraccia e questa cialda. Le cialde sono di un sacco di gusti, dalla pesca fino al cocomero. Metti la cialda qua, la alzi e a quel punto, anche se nella borraccia c'è solo acqua, l'olfatto retronasale dovrebbe farti sentire un sapore. In questo caso, tè alla pesca. Ho provato tutti i sapori e in generale il sapore è molto delicato. Ti direi che è un prodotto consigliato per chi ha difficoltà a bere acqua naturale. Meno consigliato per chi invece vuole semplicemente una botta di gusto strana. Ma mo per fare la prova prendiamo 3-4 borracce e andiamo a farle provare alla gente di Montesagro. Per esperienza si capisce che acqua ha l'aroma di qualcosa e non una bevanda. Però l'esperienza c'è, vediamo se riescono a notare la differenza. Oh, ecco Spigolo che sta lavorando e siamo... Che sapore strano. È acqua? È acqua, ma che sapore strano. Airup al tè alla pesca. E te, bravo! Proviamo con Valerio che sicuramente non ci sta sentendo. Sentivo più stile. Questa te. Valerio ci ha preso. Clarissa, andiamo con Clarissa. L'esperimento ha funzionato. Oh, è andata benissimo, ci hanno sgamato tutto. Addirittura Clarissa c'aveva già Airup ma non aveva mai assaggiato il suo sapore. Un prodotto comunque un sacco simpatico, poi dimmi se lo provi. Grazie Airup e adesso continuiamo con il resto del video. Sono i primi anni 80 e un bambino sta guardando lievitare la pizza pasquale nel forno. Proprio quella pizza pasquale che lo porterà ad amare l'arte bianca. Quel bambino è Elon Musk. No, quel bambino è Gabriele Bonci. Comincia una carriera da chef, Londra soprattutto, per poi tornare a Roma dove vuole aprire un suo ristorante. Ma non c'è i soldi manco per piagna. Rileva una pizzeria al taglio, 30 metri quadrati, nel 2003. E comincia a impastare, sempre più con un assetto da fornaio che da pizzaiolo. I primi tempi sono duri. Ma te non fai la vera pizza romana, ma che è sta roba sulla pizza? Gabriele la notte dorme sui sacchi di farina. Poi piano piano la svolta, ma una svolta raggiunta con una pizza dagli ingredienti molto particolari e anche molto costosi. Da una parte quindi abbiamo, ma la pizza deve essere un prodotto popolare. Dall'altra parte invece ci abbiamo, ma Gabriele è un professionista che conosce personalmente ogni suo singolo produttore di ogni suo singolo ingrediente. Chi c'ha ragione? Andiamo a scoprire. Eccolo qua, preso il 44, stanno al 32, 10 minuti e tocca a noi. 10 minuti a essere ottimisti, ma poi tocca a noi. Yeah, tutta roba presa, fritti e pizza, andiamo a provare. E eccoci qua. Allora, cominciamo dai fritti. Abbiamo un supplì ragù lupini, una lasagnetta, un supplì alla carbonara e una polpetta di bollito. Cominciamo dalla lasagnetta, che mentre l'apriamo ha l'aspetto della parola bellezza. Il profumo è... Sembra di mangiare il cuore di Dio. I fritti di Bonci vengono in media 3,50€, 4€ l'uno. Qui invece abbiamo il carbonara. Guarda il guanciale. Polpetta di bollito. Questa qua è la mia preferita. Se guardi puoi proprio leggere il processo di cottura del bollito. Oggi è leggermente più acida del solito, ma è sempre buona. Ha il gusto di un regalo di Natale. Il supplì. Un massacro. Questo è quello che mi è piaciuto meno oggi. Un po' aspro. Sto parlando di una persona che visita nei corridoi dei capocolli della famiglia Spigaroli. Vedendo tutti sti salumi appesi si commosse al punto di piangere. Una persona che ama il cibo, lo ama davvero. E quindi mo ci andiamo a scoprire la pizza sua. Quindi apriamola insieme e oh. E mo, la discordia lo sta. La pizza dei Bonci costa dai 19,50 per le più semplici ai 33 euro al chilo. Questo cartone di pizza viene più o meno 23-24 euro. Mo vabbè che Bonci ha elevato il concetto di pizza al taglio, ma sarà giusto come prezzo? Andiamo a vedere. Partiamo con la margherita. Guarda che bellezza. E puoi fare questa cosa qua.
Guarda qua. Il sugo pare quello di tua nonna. Lo senti proprio che è sugo, che è stato preparato apposta e si è messo sulla pizza. Che non è stato comprato in un barattolo a buffo e spalmato sopra. Buona. Mo' la patata e tonno, con sto profumo di prezzemolo. C'ho la faccia e le mani ormai che sono un Pollock, però te non faccio caso. Assaggiamo. Ma te non capi, te non sai, te non sai. La patata è morbidissima, i denti ci affondano e poi il tonno, che senti sto profumo anche in bocca. Sei una persona molto gentile a guardare sto video. Secondo me dovresti chiudere andata a Bonci, però quelli sono comunque affari tuoi. Anzi, grazie. Mo, la pizza ripiena con il prosciutto calabrese. Bellissima che la parte qua diventa tutta umidina e qua invece rimane bella scrocchiarella. Il prosciutto c'ha un po' il colore della morte. Assaggiamo. Che bella è la sensazione di chiude, proprio tipo a panino. C'è il sapore di sale che è stupendo. Ti arriva in bocca di nascosto e poi ti comincia a prendere a pugni i denti. Fossi ancora ragazzino vorrei fare merenda ogni pomeriggio con lei. Questa anche era una delle più costose perché era 27,50 al chilo lei. Ma la più costosa di oggi è lei. 33 euro al chilo la pizza con l'alici. Guarda che 33 euro al chilo è tanto. Sembra di stare in una palude, ci stanno troppe mosche. Bonificate la metro Cipro, regà, cioè attenzione. Stava a dire, 30 euro al chilo è tanto, eh. Assaggiamo. Au, con ogni morso senti che ogni singolo prodotto è di qualità. Il peperone, la ricotta, la zucchina, l'alice, è tutto buono. Bonci ti fa pensare che la chiesa, per aver messo la gola come peccato capitale, ancora non lo era venuto a trovare. Perché altrimenti ci passeresti ogni pomeriggio così. Ultimo boccone e andiamo a fare le conclusioni. Allora, quando è che un'esperienza smette di essere costosa per diventare cara? Quando il valore dell'esperienza stessa è superata dal disturbo per farla. Si è lavorato tutta una settimana per mettere a parte i soldi per andare a Bonci, però poi andandoci, sei stato bene. Dai, famo qualità, quantità, quanto costa? Qualità 10. Bonci, qualità 10. Sì, spesso, soprattutto quando c'è la fila, i ritmi vedi che sono più serrati, quindi può uscire qualcosa meno bene, però in generale 10 sì. Quantità? Ah, oh, le pizze sono belle piene, pure i fritti, belli gonfi, quindi 8. Quanto costa invece? Io un 7 glielo do, nel senso è giustificato sì, però è pure alto. Quindi magari uno che vuole una pizza al taglio per andarci a fare merenda spesso non va da Bonci. Nella categoria quanto costa metto il prezzo per quello che è, giustificato o meno, ci sta che uno vuole andare in un posto anche solo per spendere poco. Magari è matto, però ci sta. Finito sto video e quasi finito sto cartone di pizza, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie del like, del follow, del commento, del qualsiasi cosa. Scrivi qua sotto se c'è idee per i prossimi video. C'è da scrivere Prat ti sfido a. Prat ti sfido a finire tutto il menù de Gardaland. Prat ti sfido a fare un video sulle zuppe inglesi. Avevo detto tipo a 10.000 like andiamo a vedere la pizza più costosa di Napoli. Quello, dagli per like, grazie. Noi ci vediamo a un prossimo video e bella zi.